sospiri di lume cori in cambi umeo andeti e palme esiteti l'unico oggetto d'amori sospiri di lume cori in cambi umeo andeti e palme Benvenuti alla 13ª puntata. Poesia in amistai e conquistendi un poco gli ostri casi, perché noi lo sapemo. Entremo in casa ostra senza ciuccala Ianna e con tanta, diciamo così, buona volontà da parte ostra, venimo ascoltati. Cominciamo questa 13ª puntata, come sempre, con Maria Paola Mariotti, che ci legge due cose interessanti. Cosa so, Maria Paola? Allora, lo conto di stasera è preso da Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, tradotto dallo francese in gaddoreso da Alessandra Corda, Lu Principeddo. Lu Principeddo, pan dei cinesi, rimpignisi la calata di rosoli che non era stata, e poi se ne dai a cominciando a svilì. Non voglio più nuda di vacchi, inci, disse allo re, mi ne palto. No palti, rispondisi lo re, chi era così fiero da un suddito? No palti, ti voccio ministro. Ministro di cosa? Di la giustizia. Ma non c'è nessuno di giudicà. Non si può mai sapere, gli disse lo re. Non ha ancora comprito di valuirlo di lume regno. So qua bello eccio. Non ha lo loco pa una carrozza e mi stracco a camminare. Oh, ma io ha già visto, disse lo principeddo, mugendosi pa dare un'occhiata all'alta perra dello pianetto. Non va nessuno, quindi. Giudicherai tanto a te mattessi, rispondisi lo re. È lo più difficile. Giudicassi alla sola è più difficile che giudica l'alti. Se tu riuscissi a giudicare bene, tanto sei saio davvero. Io, disse lo principeddo, posso giudicarmi in ogni loco. Non ho bisogno di stacchinci. Disse lo re. Io credo proprio che il lume pianetto ci sia un razzuecchio in qualche perra. Lo intendo la notte. Poterai giudicare che sono razzuecchio. Tu lo condannerai a molti, dugna tanto. Così la itasoia sarà soggetta alla giustizia toia. Ma tutti li olti lo graziarai, paducallo. Ce n'ha uno solo. A me, rispondisi lo principeddo, non mi piace condannare a molti. Penso che bene gli andà. No, disse lo re. Ma lo principeddo, avendo comprito d'approntassi, non volia dare una pena allo re anziano. Se vostra maestà è a disicio d'essere posto menti a puntino, poteria ordinarmi, tanto paldì, di partì prima che passi un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli. Siccome lo re non rispondisi, tanto lo principeddo, prima stintesi, poi sospiresi e se ne partì. Ti voccio me ambasciatori, vocesi l'estro lo re. Paria da e un'autorità e manna a beddo. Li manni, so curiosi avvero, disse lo principeddo, fai dendi cui domattessi, già in viaggio. L'altro conto, invece, è preso da Folia lo telefono di Ivan Ponsano,
sempre ovviamente tradotto in gaddureso da Favole al telefono di Gianni Rodari. Lu contu è a inventare i numeri. E inventemoli i numeri. A io inventemoli paltu eo. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei. È troppo poco così. Intendi chisti. Uno stramilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un maraglialdo e un maraglione. E otando, aggiò inventato una tabellina. Tre par uno, Sant'Antonio e Comuno. Tre par due, li calzoni sorrui. Tre par tre, latte e caffè. Tre par quattro, cioccolato. Tre par cinque, piscavico. Tre par sei, litoi e limei. Tre par sette, tulta affitti. Tre par otto, isidulce e risotto. Tre par noi, calzari noi. Tre par dieci, caffaci e caddici. Quanto costa questa pasta? Due tirati da ricchi. Quanto veda chi ci abbilchida? 1000 chilometri noi, 1 chilometro usato e 7 cioccolattini. Quanto è piaciuta una lacrima? A secondo, se de lacrima d'uno steddo imberriato pesa di manco di luento, la d'uno steddo vamito pesa più di tutta canta la terra. Brava Maria Paola. Applauso meritato. Ci vediamo in un altro momento. Grazie. Allora, Vanna Sancho, e tutti gli steddi, tutti i chinci, per piacere. In questa puntata sono veramente contento da essere con me con Vanna Sancho. Qual è Vanna Sancho? Perché non la conosci, perché è conosciuta abbastanza in quanto appalti, mastra di provetto e tante altre cose, ma scrittrice, poetessa, pluripremiata, insomma, basta così, basta. Ti do così tu e ti bastia. Grazie. Però ti devo ringraziare soprattutto perché tu oggi hai portato dei bravi elementi, di due quinte, mi pare, di due quinte elementari, che grazie alla tua premura, alla tua passione, io direi senso del dovere, se vendi diventare chi si stigli, poeti, dici qualche cosa, come è cominciata questa cosa? Questo spiseggio hanno accabato dai pagu, sa occanno, sa quinta elementare, e su mese lampada, sa. E a capitanni hanno abbandonato la scuola media, se Dio scheret. Oh, sono me da contento, so deve stare, recitando una poesia, prosol babbo se salmamasa è prodotto, scritta che sa giudu de sol familiare si soro, o oru che sa giudu de sol mastros. Dos anno al fagede ha preparato un progetto dell'imbasalda che è durato 30 ore, pagheggio, però sempre mezzo de nude. Ah, so hanno partecipato Parizzo Spiseggios, calicuno non schia manco una parola de saldo. E pagheddoso, lo samoso, però son pagheddoso, feddana in saldo, venta in sal famiglia si soro. E abbiamo fatto una commedia altata in saldo da italiano, una riduzione dessa commedia de Fratel Grimm, Cappuccetto Rosso. Noi si li narraiamo naturalmente in saldo, cucutti e durugio. Noi siamo divertiti al meda, sospese dolfini, contentoso, e hanno imparato qualche cosa, venta che noi schia nuda, ciò che ende, che è su este, su un unico modo che potremmo fare per imparare qualche cosa. Sono stato bravissimo, so. Però questa commedia non l'hanno mai presentata per colpa del suo COVID.
Ma su Spiseddo sono importanti, insomma, queste che va a panare ad Augusto e che giocando ha cominciato a leare confidenza sino a te lo chissà limba. Dimandiamo aiuto a suo mastro, che ammentiamo stotto Francisco Pilu, che su grabo e sa competenza sua gli ha imparato un bello canto, un ammento di mantenere il suo coro. Tutto l'aspettaia. Abbiamo posto la sigla, hai visto? Francesco Pilu. Francesco. Perché se lo merita. Assolutamente. Per ammentarci di Iddu, per quello che ha fatto. E scusa che stavi interrotto, ma era doveroso. No, doveroso, doveroso. E io mi ammento sempre come te l'aspettaiamo su. Ehi, sono una raiana, mi una raiana in italiano, è arrivato il maestro. Oh, che nonno, è staccudito su maestro. L'aspettaiamo tutto, maestro, so, isso, so, si scolaneggio, so, salbidella, sa. Ma che anche bello, no? Tutto, è bello. Totta origia sparata, sa, a intende, s'armonia, sa, meravizza, adesso sono, adesso scanto da Francisco. E com'ente, bilizzato, imparato, naturale, un professionista come te isse. In quarta e in quinta, poi, non abbiamo potuto fare per un corso, ma li ha dimandato di scrivere qualche poesia in saldo, che si aiuto mio, che si aiuto in qualche caso venta del so, mastro, so, del mastro Sandro, del so, usatero il mastro, e del soldo domissoro, che io ringrazio sempre, che mi ha mandato fiducia e che mi ha aiutato meta. Abbiamo partecipato a due concorsi. Dimmi. Su premio Locudoro di Ottieri e su premio de poesia de Torgali. In ambo so sconcurso, sorpresa, so, hanno arrezzato un riconoscimento. So. E questo è so, l'ildata a Zighetto di un tempo in più, so, di un motivo in più so, per andare da innanti. Che è so, sono su benitore nostro. Bene, 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 Meda. Ava tu, per piacere, li presenti uno per uno, i disani, cosa te ne va, e li vediamo lì la poesia. Cadde comincia? Come bollonaro, mi voglio dire una raiso sponimo in mano questo semene di conoscenza, sperende che brotto in fiore, se fiore il di amore pro sa limba e pro sa cultura de sa terra nostra. E come bollo spresento, cominciamo su Kin Rebecca. Alla companzo, Rebecca. Voi leggete una bella poesia da descritto su profumo d'uovo. Cara maestra mia, pro chimbannus m'has fatto compagnia, m'has imparato a leggere, a scrivere e amare, e fino a se mi comportarene. Con te gusu appo imparato cosa bellas, e m'has portata in gitta con allegria. Mi piagra intendere su profumo tuo bello e mi piagra a ti carignare pro questo Deo. Donzi tanto ti giamo mamma, come mi so fatende manna, e devo andare in un'altra scuola. Un grazie a te, chi promessa è stata una prenda, un esempio di vita e pro questo ti narra ancora grazie. Brava. Grazie a te. Grazie Rebecca, brava. Ecco mo tocca da Giada. Giada, mo la presento, non è nascita in Sardegna, è una pisella che viene da su Veneto, è costumata pieno su coro proprio di contentesa, che essa ha sempre partecipato a tutta questa iniziativa in saldo, che mi dà entusiasmo. Mo leggete in verano. In verano, e sta accudendo torra su verano, con un abbraccio ne scarignende, come faghe su fuoco in erru. Candi su cuoro di ciasiminea, faghe festa, e candi non si pena. In verano, idimmo so fiores, de onzi caridade e spessia. Can su profumo de suo mare caldo, e su tu lo nuscasa ti innamorese. Mulia durese in noghe e cudae, in birde spadros brivos de sallaccanas. Mirra, caserano e già fuende, e si stiu e si impressa accudende. A primavera,
A primavera le si drio venire e con uno struccone le ne sta coccoando. Come un faguaro d'inverno la ne sta pagando. Come fiori di tutti i colori in primavera tecati. Rose rosse, viola i tuoi pani di miei colori. E il profumo dei fiori el se può immaginare, come il profumo del pan. Ma se ti senti, il profumo te farà innamorar. Nesca rivolta de qua, una de là, su me le prati verdi a primavera è finita l'età e l'estate incominciando sta. Bravissima. Alessio. Alessio può leggere una bella poesia intitolata Su sole lugido. Su sole lugido. Su sole lugido, de chitto e spessito. Saludato a Saluna, chi no gana per una. Sarbeschi resti stada, una manna è sfilata. Destio caente, ladino assa gente. Su sole è pomposo, ma duro e bramoso. De mili colorse, pintato a zumare. Prodare a sospizzinoso, un luogo a giocare. Tocca da Matilda. Matilda non legge una poesia dedicata a su manneddu sou, su manneddu che sti in chelu, però i salugiughe di su coro, e l'ha dedicata questa poesia che si è scritta a questa variante di Osid. Manneddu, manneddu caro, itta da essere stato modu a como chi no bises. Cando girai a bidda, tu e mia settaia e sendennante sazziminea. Abbraccio sabeltos, amica intare coro e carena. Itte bello chi fiso Natale in Nudua, a ascoltare contos de su tempus passato. Fisi un maneddu a bere un poltante, e sa domo tua fidomo quintegus. E como chi nobis es pius, sigimus a giocare a dama, comente faghiemus quintegus. E in che lui spazzende a sannarrere, itte brava Matilda, cabilapo imparadueo. E come intendiamo a Marianna? Marianna ha descritto la poesia sua in carnese. La tarra. La tarra. La tarra è come mamma mia. Mi cura, mi proteggi e non mi va a sta mali. Ha tanti galitai e la giornata piena di cosi si saccia. Si va in cattro per mi sta in felicitai. Idda ci rispetta, indugna cose in generali, e tanto pur noi la demo rispettà. Palchissu non la demo, né in brutta né inquinà, ma la demo proteggi e dali contu, così manni e folti ci faccia andare davanti. Bravo. Ecco come tocca da Elisa. Elisa non legge una bella poesia sopra sa vaghe e sa variante sua orgese. Sa pacche, non voglia sa servar malasa, ca si la sa badia sa torrana a crescere, ma badia sorbrorese, solo sorbrorese, e gai sa servar malasa nasicare, ed e cudorbrorese atta naschire su frutto de sa pacche. Bell'augurio, eh? A tannaschire su frutto de zapacche. Bellissimo augurio, speriamo che si realizzi il prodotto sul mondo. E come tocca ad Alberto? Alberto non legge una recita, si lamenta a memoria. Isetende. Isetende sa notte Natale. Quando non siamo stasera, tottanghiri a sa ciminata domo nostra, illuminata da un fuoco, chi non scaenta atteso scoros. In questo tempus de guerra s'affannos, mantessi sorte donzi creatura, capat caentu lughe e pane, donzi famiglia in amargura, e in su mondo intreu bisiazza armonia, comenta culciu a sa ciminea mia. Bravissimo. Bravo. E come tocca ad Andrea. Andrea vuol leggere una bella poesia
fantasimpatica umoristica a Cazza Russa. Chissà se este debiti e molla legge, chissà variante etichesa. Cazza Russa, in sol monte debiti, noi fimo già cazza. Sul conte curza che na capo, caprure noi sbol crabu, a biscullo gare sazza. Armado de vusila, sabreschi rappostados, i soscani si scappados, a pedente de su curile, de si squadra so su minoreddu, ma su cazzarore mannu, a brincanu che na danno. Comento un piccineddu, sbol crabu e fuidu, pariatisse be fulano, gallo pare tu un arcano. Ma non l'hanno più sido, appaga selvi a valentia, si suffia destun grode, ma si pone torre in via, a poi essere pro core modde, in sol monte dei bici, noi fimus a cazza, su conte curce che nagabu, caprudeno su bol crabo, bischido care lazza. E comodocca ad Alessandro. Alessandro legge una poesia che si è dedicato a Saida sua. Oliena, Uliana, legge d'Alessandro e sa variante sua. Uliana, una vita de gente ospitale, ricca de tradizione, si su oroana, in sospede di un monte preno de natura e olores. I totu ammira, nominata i vino sei strange, sproso Gesù vino, in so si scritto la navantà, prena de entenario se giovanos, in sa terra il sorro, sudore, amore, rispetto d'ana. Troppa spagina seppina sbierana da contare. Un invito alla visitare, un saluto da Savidda mea. E a presto, voi a lamentare. Bravissima. E ho buonaro che sono emozionata. Che allo si intende ridotto tutto canto, so di Dioi serio, so di Dioi bravo, so va che veramente mi viene a suore allegria. Grazie, grazie di tutto. E grazie a Salfamiglia. Però adesso vogliamo sentire la maestra. Una poesia detta dalla maestra, fatta dalla maestra, scritta dalla maestra. Recitata dalla maestra, insomma vogliamo sentire la maestra, la maestra Vanna Sancho. Lucia. Questa poesia è intitolata L'oro meddol de gelo, gomitoli di cielo, pro chi non este saldo non lo comprende. Saluna in bestevratta, pare di zende vizzoso, che non accatta un balsamo propenasa, e stella scoidosasa, s'allugas apparizzana, in bancasa, ricamata al disperasa. Si stella che s'agoa, rundana del sughelo, e impresse spicconenne non si spantata, e scumbi due spososo, in s'affatta al de vaghe assettiato. Si spere su sole, mischida su manzano, in banzico spieno de promissas, saludas da entoso chienin dai mare. Conuscol de sa lagrimas antigas, alciatas a sughelu, faladas in buttioso, pro chi studare bragial de dolore, accudi su zulenu, in logos che nistigal de affannos. De vatto loro meddoso, che in s'anima remonzo, prolosi il voligare in ora stristasa e fa che riscialittoso che gaenta in carena in temporada al malasi irrilese e mi è fatto grapposo a zette cara mia. S'incunza de salughe benedetta e strigue carestia in sosa sprino spadroso semenato. Grazie. Brava Vanna. Grazie Andrò. Grazie. Ti ringrazio. Io ringrazio a te. Ma chi sta? Ma chi sto spettacolo che hai dato? Ma chi fa trovare da bere dritto? Chi ci ha un sacco di trovare da dritto? Quindi l'esempio di Vanna Sancho venga eseguito da capo di sopra della Sardegna fino al capo di sotto. Grazie Vanna ancora. Grazie a te e buonasera a tutti.
A Bali, sempre per la 13ª puntata, emu chistu silvizio da Pelfica, lu puzzu sacro di predi o canopoli, con Vittoria Pilo, sempre a cura della nostra bravissima Donatella Muso. Siamo in Pelfica, il cuore di Langlona. È un paese di 2.400 abitanti a 70 metri innanto allo livello di Lumari. A parte di Lianti, lo territorio è allacanato dal rio Coghinas, che malca la separazione tra Gaddura e Anglona. La Gaddura a Chidala di Lurriu e l'Anglona a Chistala di Lurriu. Ha una particolarità linguistica. Si va da Saldo in paesi e Gadduresu in li campagni e livrazioni. Luchi Pidda oggi arriende a Pelfica è l'ueldi di Lisocampagni, campi veldi infiniti che hanno sempre accolto l'uomo. Chinci infatti in Pelfica aemo le prime testimonianze di l'uomo arriato in Sardegna centinaia di migliaia d'anni fa, lo paleolitico inferiori. Un uomo che si sta in questi territori, che passa tutto il paleolitico, lo neolitico e riavvinamenti all'età degli Naraki, un demo importantissime testimonianze e soprattutto un bellissimo puzzo sacro che si agata proprio in drento al paese. Abbiamo domandato la suitaccia Vittoria Pilo della società cooperativa Sarundine, una cooperativa di solo femmini che da 25 anni si occupa di lo puzzo sacro Canopoli, di lo MAP, lo museo archeologico paleobotanico di Pelfica e pure di lo bellissimo retablo dello 1500 di Santo Ioglio. Buongiorno Vittoria. Buongiorno, benvenuta. Ben agattati. Grazie. Hai mostrato di idee lo puzzo sacro di Pelfica per chi volemo comprendere qualche cosa in più innanto la religione di questi saldi che hanno fatto gli Naraki. Sappiamo qualche cosa, ci potremmo immaginare qualche cosa? Ci potremmo immaginare, hai detto beh, qualche documenti scritti non abbiamo. Siamo di dagattà ad ananzi a strutture e queste strutture le abbiamo di interpretare. Quindi, secondo gli archeologi, lo puzzo che noi andiamo a vedere era un tempio che si via pa venera Lea. Lea che era impulsante, è impulsante per noi, figuriamoci per chi su tempo, 3.000 anni fa, quando si novera Ea, avere la siccità e si rischia di morire di siti e di fame, perché Lea si via pure per l'agricoltura, quindi era un liquido impulsante e quindi di lei ne divenerà. E sicuramente l'idolatrani in questi templi che a Bali noi andiamo a vedere, uno di questi è sicuramente tra i più belli che abbiamo in tutta la Sardegna ed è lo predio Canopoli di Pelfica. Hai detto adorani Lea, li puzzi sacri sono gli unici monumenti sacri che abbiamo? No, abbiamo pure le fonti sacri che hanno la stessa tipologia di culto, però non hanno il puzzo vero e proprio, perché il puzzo sacro, per poterlo realizzare, hanno di dagattà la vena sotto la terra, quindi hanno di sfussare, di fare il buco e poi di fare la struttura proprio tipo Naragu. Invece palavonti non vai a bisogno, basta una vena dea che si dia, quindi in canalania Lea e costruiani la vonti, che però ha la struttura differente ma lo culto comunque è preciso. Se noi andiamo a vedere lo puzzo e la vonti erano utilizzati lo stesso modo. Anche compreso, hai detto non ci sono testimonianze scritti. È la struttura che ci va edda, ma è pure questo che viene agattato in drento lo puzzo che ci guida o in drento lo puzzo agattiamo le stesse cose che si agattano in drento agli pinnetti degli villaggi di quest'epoca? Certo, i reperti che agattiamo ci va eddani di una parte della storia di questi monumenti. Per esempio, in questo di Pelfica abbiamo avuto un trau in bronzo e un boio
E poi ultimamente, nel 2019, hanno avuto una gattata fendi un saggio di scavo, di Mogussi, pure un pulcravo in calcare, che è la pietra che poi, quando andiamo a figiulare lo puzzo, è stata utilizzata per realizzarlo, per fare la costruzione vera e propria. Lo calcare però non è di Pefoca, non è di questa zona, è stato rigato dalla Erru o da Sedini, che su, di preciso non la sappiamo, però i giacimenti di questa pietra viso in queste zone. Noi qui c'è solo la tracchitta, che è la pietra ruia che gli saldi antichi utilizzano per fare i nuraghi. C'è veretto di struttura? Sì. Li puzzi sacri hanno tutti la stessa struttura? Hanno uno schema che è rigido? O ci possono essere differenze di costruzioni? Lo schema è rigido in senso che visoli tre elementi che agattiamo in quasi tutti i puzzi. Quindi abbiamo la parte dell'entrata, poi i gradini che fanno lo puzzo e lo puzzo vero e proprio. Però non tutti sono precisi, non tutti hanno la stessa struttura, hanno la voima che vi dimugici, qualche cosa di diverso v'è. Se noi facciamo il paragone tra questo e questo che v'è in Nulvi, il puzzo irru di Nulvi, vediamo che stilisticamente vedendo sono diversi. Però se noi lo vigioliamo dall'alto, la struttura è chissà. V'è il puzzo, v'è l'ingresso onde andare a fare probabilmente i rituali che noi non sappiamo che rituali vaccini, perché ti ripeto, non abbiamo iscritti, quindi non si può sapere come si potevano svolgere questi rituali, però v'è pure chi, pur se differenti come struttura. E poi la particolarità è di Nulvi, che dimmo che non è come tutti gli altri puzzi, non ha i gradini. Lei arrea direttamente sopra, senza gradini che falano allo puzzo, e che su puzzo è differente perché non ha una camera vera e propria larga. Questa per esempio è l'alga meda, ha quasi è più di 1,5 metri di diametro questa camera. Questa invece è minore, è strinta, quindi pur se gli hanno fatto i gradini non si era potuto valare al luogo, perché non era tanto pa un uomo di valare anche su di passare. Quindi la tecnica, la struttura può essere diversa, però gli elementi che vioni, li puzzi in tutti, sono chissi, non è che ci differenziamo meda. E tanto andiamo a vedere questo puzzo di Pelfica. Ecco, siamo arrivati all'entrata di Lupuzzu, come poi vi di, particolari. Come ti ho detto poco ora, è stato costruito con la pietra calcarea, quindi è bianca, probabilmente perché il bianco spicca un bel e quindi magari vi può stare un collegamento con la devozione che ha Palea. E poi è particolare perché il calcare ha permesso a Idi di fare questi petri squadrati che non agatti il luogo. Cioè puoi andare a Nulvi, a Lupuzzu Irru e li puoi agattare. Perché? Perché sono gli unici due in tutta la Saldigna e fino a circa 150 di puzzi agattati in Savalli. Non tutti, non si può vedere tutti perché certi sono proprio posti mali, sono in mezzo alla campagna. Però di tutti questi puzzi che sono stati agattati, solo questi due hanno la perfezione che vedi Mughici. Perché? Perché il calcare ha contribuito a creare questa struttura perfetta. Infatti è squadrata, certi ci dicono ma è una gettata di cemento quando arrivano i turisti. No, è proprio la pietra che è stata realizzata con gli strumenti che hanno tanto, e stiamo vedendo di 3.000 anni fa, quindi che strumenti podiano essere, sicuramente non che si gaiamo oggi, però sono riusciti a arrivare alla perfezione. E che ci aiuta Meda a comprendere che la struttura è veramente una struttura che è stata costruita per il culto di Lea. Li petri che vediamo qui, li dimo pure da Kinci, che sono ligi, ben tardati e assentati uno innanto all'altro, fendi di li bicchi che hanno tutti la stessa distanza. Questi bicchi sono di 1 centimetro sia sopra che sotto, sono tutti precisi e si viani. Pa è come si può dire in cadoreso, l'aggetto, quindi quando a sarrà tipo a alcu
di chi su però no a tutto tundu, ma chi su a, te la dico in italiano, a ogiva, a sesto acuto, quindi facia chi sta a voi, ma e a danza noi emi la Ianna pa entra in drentu a Lupuzzu. Lupuzzu chi era pienudea fins allo secondo gradino chi c'emo 8 gradini, ma non si podia va la lea, perché lea era proprio a Dananza Idi, vai a solo un gradino fuori da lea. E come va a sapere questa cosa? Perché se noi seguimo proprio questo bicco che tu di che esci dal muro, fin saria alla propria la camera di Lupuzzu, alla sinistra, e dimo lo bucco un di scia lea, quindi lea entra e poi scia, e imbara sempre a che sul livello. Vero un troppo pieno. Vero un troppo pieno. Li blocchi che vidimo chi, ben trabaddati, so differenti da chi si chi vidimo in questi due ali che accompagnano l'entrata di Lupuzzu. E te lo spiego subito. Quando hanno realizzato la struttura, hanno pensato di fare due muri, uno in drento alla parte in drento e l'altro alla parte di vora. Questi muri, se tu osservi attentamente, hanno blocchi a forma di T, o coda di rondine, come si può dire in un altro modo. Questi blocchi venivano incastrati uno con l'altro, quindi alla parte di vora, in drento e fora, i diami la faccia ligia. Invece, alla parte di drento del muro, vera che sta stanca di latte, che si incastra con la stanca di latte e poi imbarani li boiti. Questi boiti venivano impienati con la tarra, con la petra, chissà che viene a disposizione, e questa parte della struttura si chiama a sacco. Perché in saccani pa piana la li vuoi. Poi però lo muro è puro a secco, cioè la parte di lo blocco veniva appoggiato all'altro blocco senza lo cimento, quindi non fa cimento chi lia la struttura, e la struttura tanto la chiamiamo a secco e a sacco. Lupuzzu noi è chisso che vidimo chinci. Ma in giro vediamo pure alto muri, c'è cioè altre cose sì, in giro a Lupuzzu. Tanto, tu hai di immaginare un puzzo con in giro a Lupuzzu altre strutture, perché era stata realizzata pure una idda con strutture tipo pinnetti. Questa idda era un luogo onde la gente in Ia pa prigà, ma non solo, facciano pure altre attività, quindi facciano una vita in società con tanta gente, non solo la gente che sta via il padì, la idda di Pefuga, ma pure la gente della idda della Erru, ma sto dicendo un paradosso, la idda della Erru, con la idda di Malti, con la idda di Sedini, in Ia tutta chici, insembi, e ci sciarani un tempo, un mese, un qualche dì, e in chi si dì facciani vita di società, quindi facciani la religione, facciani l'artigianato, facciani il commercio, insomma chi su che vai a di fa, e per forza violiano una idda manna proprio dell'ospità. In più però tu vidi ad Ananzi a Lupuzzu una struttura più manna, tanto hai di pissacchi che questa parte della idda non è stata scavata attentamente, non è stato uno scavo vero e proprio per poter studiare bene tutte le strutture che dimo. Quindi noi paravali potremmo interpretare questa struttura forse come un tempio più antico chiamato Megaron, che era lo tempio che realizzani prima di costruire Lupuzzu, ed era lo tempio che si via pa venerà lea, ma non solo, pure lo vuoco. Però ancora è tutto da studiare. Ci sei vedendo di una società che era complessa, organizzata. Mega. Cosa sapevamo, cosa ci potevamo ancora una volta immaginare di questa società? Ma immagina così meda, però ci danno pure meda informazioni. Perché è vero che i documenti scritti non abbiamo, però abbiamo meda strutture, manni, che lo possiamo dire megalittichi in cadureso, sì, perché sì. Certe terminologie sono particolari, e questi strutture fai da nidi per la tribù che vera in questo momento, per la gente che vivia in questo momento, perché per costruire un tempio così, oppure solo un uraghe come lo vediamo noi, hai bisogno di non solo attrezzature particolari, ma pure di conosci
materie difficili tipo la matematica, la geometria, perché senza queste nozioni idi non potevano fare nulla. Quindi era una era gente media sviluppata pure con la mente, non solo con le mani, non erano bravi solo con le mani. Noi oggi per esempio si ci viene in mente di fare una ragu, no, non lo vemo perché non riusciamo a farlo, perché non abbiamo la capacità di gaianidi. Nonostante abbiamo comunque la tecnologia che ci aiuta, però... Abbiamo la tecnologia ma non abbiamo la maestria. Non abbiamo la maestria, è vero. Vittoria, grazie a Beddu, poi ci ha accolto e poi ci ha fatto fare questo viaggio lungo 3.000 anni. Grazie a voi. Siamo usciata stasera in chistu cieli di neuli liceri e delicati e manco stelli c'ha, né luccicori, che mi possi abbaglià quando tu manchi. Luna matrona, luna dispittosa, tanto sebona canto priculosa m'appari, come la calma piatta alla tempesta in mari, e timo che ne desti rissi di l'umbra mea, in tarra l'usestu pronto inaltissi. Siamo usciata stasera in Noffaeddi, chi lo tocanto m'allegria e a lucori, muto lo spanto chi disireni d'amori, in chi stubuggio, gali alitrunali tremi dalla zarra. E felmichici, impitrato, ambarendi di luci, una spiriata. Aggiù il piacere dai con me con Mario Fiori di Monti, presidente dello Misureris, un'associazione che si cura di tante cose sopra l'uso sociale. Mario, prima di tutto ti dico i miei complimenti, perché io sono stato ospite tuo in diversi eventi che hai organizzato e quindi sei veramente prendi provetto e sei trabandendo pure pa cilcacchi licioni agini di proseguire la strada che ti ha cominciato voi. Cosa fendi in questo momento l'associazione Misureris? Sandro, io ti ringrazio, in partenza ti ringrazio per il tuo complimento che non ti ho fatto e non sentiamo onorato che ne donde tanto a dedicare il suo tempo prezioso che stia per noi. Cosa se noi siamo fatti nella danza, se questa è un'associazione che è nata da tanto anno, se è nata in studio da Miseotto, è nata in luglio sul mese di Alzoro, adesso da Miseotto, però siamo diventati cooperativo in studio da Misenove e abbiamo pensato piano piano a seguire questa tradizione, questa cultura folcloristica e popolare che appartiene non solo a questo territorio ma a tutta la Sardegna. Certo. E il programma andiamo tante cose alle vaghe. Per esempio se ti vendi di un anno il periodo di Natale, mi pare, chissà... Sì, siamo fatti una rassegna di poesia, non un concorso di poesia, che noi siamo sui fiducia in questa rassegna. Le poesie sono tutte belle. Non è che sono belle solo se due o tre che si premiano in un concorso, che a volte dico che sono premiate. Abbiamo una bella scantia che ci hanno premiato. Sì, che e vivo. Noi la riteniamo importante, siamo fatti questa rassegna di questa poesia, grazie a te e a tanti amici che vengono dai Vora, venendo dai 20 e dai 30 paesi diversi. E questa poesia noi la stiamo sponsorizzando in suo libro e la stiamo sponsorizzando soprattutto e soprattutto in suo archivio, che bene ne arrivava se te la mandava senza venire, non so se deve ancora arrivare. Certamente siete venuti un bel travaglio, ma soprattutto a quali fai demo di chi sti stedi, chi stai, passami il termine, alliendi, cioè allevando, sì, sì, che praticamente hai ti fatto la scuola dell'organetto Sos Misureris e chi oggi c'ha quattro stelle che fanno prova a vedere cosa offende. Lo mastro è Giovanni Corda, però quanto so in tutto gli stelle? Non so di quattro stelle. No, noi siamo scominciati, la prima lezione è stata fatta su un di Debrealto, adesso da Mizze e da Sette. E siamo partiti con noi allievo. Però come ti sono sentiti in tutte le scuole, appena diventano un vago bravino, o chi vuole la signorinella si innamorano, bestie sa dispersioni scolastica pure, non sanno bindata che entrano no, e qualcuno che lo vediamo in cammino. Che sei normale. E questo fisello andiamo che sono crescendo, che non sono dente, bella soddisfazione. Che li auguro un arrere. Che sono amici di che noi, da Cislovacchia, che viene da una delegazione e visitare Sardegna. E casualmente sono finito a Monti. E non ci ha sappato soluzione più bella te lo accogliere in entrata del suo comune dei Monti. Un film bevisello che hanno intonato su di lui che poi fa che intende far pago. E questo in questo momento si è fatto una grande novità, si sono innamorato di questo gesto nostro.
e non si hanno invitato ad andare in su mese da lampada in Slovacchia. Infatti lo siamo giunto, si è nato un grande successo, che hanno dato pure sulla televisione locale, sul giornale, però noi non finì manco preparato in mela. Però no, ci sono invitato, ha fatto colpi. Benissimo. Non senza questa bellezza del sorfisello. Benissimo, ascolta, praticamente noi a Vali, prima di Valli va su Dillo, chi di Denisuna, dimmi i nomi di tutte e quattro. Tanto, questa è Carla, Lorenzo, Carla, Lorenzo, Sara e Raffaele. Prego. Quindi, Avali, appena sono pronti, ci facciano intendere su Dillo. Mario, tante grazie che siete venuti, complimenti per chi siete venuti come associazione, complimenti a tutto Monti, complimenti pure allo sindaco, perché sempre dalla parte vostra che vi aiutando in tutto questo che fate. Tanti saluti allo mastro Giovanni Corda. Grazie. E quando ti fa qualche cosa, io a Monti vengo sempre, perché sono qui di casa ormai. Grazie. Tanto grazie di non essere ospitato, che noi siamo venuti con grande piacere, che per noi diventa poi una via bellissima e importante, soprattutto per il Sospisello, le fa di vivere e conoscere in tutta Sardegna, e le Sardegna la possibilità di crescere e di imparare di avere più volontà di lavorare. Ringrazio per il saluto del suo sindaco, il fatto presente, e mi auguro sia sempre ospite nostro in tutte le occasioni, e scrivaghiamo. Ti ringrazio, Meda. Arrivederci, Sani. Alla prossima, grazie. Grazie, grazie. Ciao. Benvenuti a questo bello momento. Emo di Licioni, che so suonando e cantando in Sardegna, vi dico subito che questo gruppo si chiama Gruppo Armonia Sarda. Però, attenzione, oggi ne abbiamo solo tre, non so potuti dire tutti, ma lo tanto per comprendere di che razza sono questi stelli.
Vediamo sicuramente vederli in dungi e palte loco mano a mano che andiamo ad ananzi. Venini, da Chilarza, Lorenzo Mele alla chitarra. Da Santo Lussurgio, Francesco Fais, la voce. Da Nughedu, Santa Vittoria, Giacomo Crocubo, all'organetto. Prego. Let's go.
grazie a tutti voi che hai partecipato a questa nostra trasmissione e a Vide Cisani, grazie a Bello, ciao. E naturalmente è finita la trasmissione e saluto ancora a voi a casa, a Vide Cisani. Sospiri di lume cori in cambio me andeti e palmeri.